Crisi di Gas, terza forza della stagione regolare, comincia nel migliore dei modi la sua avventura nei playoff Scudetto 2017. Gli uomini di Sacripanti superano al Pala del Mauro in gara 1 di quarti, 82-64, la Grissinbon, e strappano la quinta vittoria consecutiva interna. Si allunga a 3 incontri la striscia negativa on the road della Reggiana. Parte forte Thomas e i Lupi si portano su più 10 dopo 7 minuti. La difesa dei padroni di casa è un fattore. Gli ospiti sparacchiano da oltre l'arco, 2 su 11 al 20esimo. Scrivono al referto 21 punti in 19 minuti e scivolano a meno 15, 38 a 25 all'intervallo. Nella ripresa i campani con Thomas e Fesenco allungano, più 19 al 26esimo. Aradori ci mette una pizza, 57 a 46 al 30esimo. In apertura di quarta frazione il solito Fesenco e Logan riportano la Sidigas sul più 18. La Grissinbon continua a sbattere contro il muro bianco-verde, piomba a meno 20 al 39esimo e issa bandiera bianca, 50% dal campo, più 6 al rimbalzo, 28 assist e 110 di valutazione per la Scandone, contro il 39% degli avversari che hanno ceduto 17 possessi. 24 punti in 15 minuti per Fesenco, con 10 su 12 al tiro, 9 palloni catturati e 31 di valutazione, 17, 6 assistenze e 5 falli subiti per Logan, 10 più 10 assist per Ragland. Dall'altro lato 15 con 7 su 8 dal campo per White.